Telefono a campo svedese, originale anni 50-60. Tracolla in cuoio neutro. La tracolla è agganciata saldamente con due laterali metallici. L'apertura avviene tramite questa clip metallica qui agganciata. In questo modo si va ad aprire la copertura. La clip è doppia da ambi i lati, non si apre a compasso, ma si apre semplicemente tirandola, per cui viene via e non si perde nell'uso del campo. Qui troviamo una scritta in svedese, credo che significhi dismesso o qualcosa similare, una codificazione con dei numeri corrispondenti e delle lettere. La custodia è di materiale bakelite, una bakelite sarebbe la plastica dei primordi. Troviamo uno schema elettrico interno e il telefono vero e proprio. Telefono molto datato come concezione. Qui al suo interno possiamo vedere che c'è un alloggiamento dove troviamo una manovellina. La manovellina viene inserita qui, in questa apertura a serrandina laterale. Viene semplicemente avvitata. Il funzionamento è perfettamente con questa azione veniva azionato il campanello all'altra parte del filo. I loghi dell'esercito svedese. All'interno la spina che va agganciata e una cuffia con due spinotti, una cuffia con cinghietti in pelle. Un piccolo manualino di istruzioni, molto semplice e essenziale, rigorosamente scritto in svedese, in cui indica l'utilizzo di due batterie a torcia che vanno alloggiate in questa parte. Questa parte qua. Vari pulsanti. Il telefono era perfettamente funzionante all'epoca. Questa, ecco, aveva la funzione di per appoggiare la cornetta. Infatti vediamo che scatta. Qua credo che vengano messi dei morsetti per mettere i fili, uno e due.